febbraio 2016. Siamo partiti in tre, consapevoli di essere già in ritardo per documentare l'ambiente acustico di un'area chiave per la biodiversità. È un libro unico che nasce da anni di ricerche, l'Arca dei suoni originari, scritto da David Monacchi per salvare il canto delle foreste, come recita il sottotitolo, dall'estinzione. Lo stesso autore, intervenuto alla presentazione del libro che si è tenuta a Urbino nella sala incisori del Collegio Raffaello, organizzata dalla Associazione Pro Urbino con il patrocinio della città. Ma adesso è uscito il libro, c'è questo libro Mondadori, L'Arca dei suoni originari, salvare il canto delle foreste dall'estinzione, che è un po' un libro autobiografico, un po' una summa di questo lavoro in questi anni. E il lavoro in realtà parte da Urbino, parte dalle prime registrazioni qui nel nostro Appennino, e con queste prime registrazioni c'è stata un'ipotesi ben chiara dall'inizio degli anni 90. Io lavoravo soprattutto nell'area di Cesane, Canavaccio, quell'area del lago che tutti conosciamo bene, che è un'area molto separata e protetta dai suoni antropici, dai suoni dei rumori delle grandi arterie, delle strade, e quindi si riuscivano a registrare paesaggi sonori efficaci, insomma. E l'ipotesi era quella, se qui in questi nostri boschi, in queste nostre campagne urbinati, che sono antropizzate da tante diverse migliaia di anni, si riesce a rintracciare un ordine acustico nelle specie che si ascoltano, quindi questa sorta di ecosinfonia si sente qua. Che cosa succede nelle foreste primarie, dove la biodiversità è 100 volte più alta che nei nostri habitat? E allora l'ipotesi è stata: proviamo ad andare a vedere cosa succede ai tropici, appunto, nelle foreste equatoriali primarie, ovvero le foreste vergini mai toccate dall'uomo. Primo viaggio in Amazzonia, 2002, e lì è stato tutto subito chiaro. Ho aperto il microfono in Amazzonia ed è stato proprio immediatamente chiaro che quello sarebbe stato diventato il progetto, insomma, su cui avrei lavorato per i prossimi anni. Eccoci qua, siamo 20 anni dopo. Questo progetto adesso è un progetto internazionale che lavora nelle foreste equatoriali di tutto il mondo. Stiamo registrando l'impronta acustica, l'impronta sonora di questi ecosistemi ad alta biodiversità e ad alta anche estinzione, tasso di estinzione. Il progetto si chiama Fragments of Extinction, frammenti di estinzione. Il libro che è uscito con Mondadori lo scorso 30 aprile, che adesso si trova in libreria, racconta un po' di tutta la gestazione dall'inizio di questo progetto fino ai giorni nostri, fino alla presentazione della Sonosfera, che è questo spazio per l'ascolto tridimensionale che inaugureremo a Pesaro, città UNESCO della musica. E quindi è un grandissimo piacere in realtà essere qui a presentare ufficialmente il libro per la prima volta nelle Marche. Abbiamo fatto una presentazione a Torino al Salone del Libro, e questa è la seconda vera e propria presentazione di questo libro, e mi fa molto piacere poterla fare ad Urbino, dove io sono nato, dove anche questo progetto in qualche modo è nato e dove ho rincontrato persone che non vedo da tanto tempo, e c'è un grande affetto e sono molto contento di essere qua. Certamente siamo di fronte a una tematica che adesso è accelerata dal cambiamento climatico, però la sesta estinzione di massa è stata già dagli anni 90 prevista e descritta dal mondo scientifico della conservazione biologica internazionale. Io, quando ho sentito parlare per la prima volta di estinzione nel 98, ho capito che dovevo fare qualcosa nel mio campo di pertinenza, che è quello musicale, dovevo fare qualcosa da musicista per gettare una goccia in questo mare di comunicazione necessaria per fare in modo che il grande pubblico e l'opinione pubblica sostanzialmente faccia pressione sui governi per avere azioni immediate sia sul cambiamento climatico, che è il problema dei problemi, sia sull'evidente estinzione in atto, quindi proteggere gli ecosistemi importanti, gli hotspot più importanti, il prima possibile nelle più grandi aree dei bacini della biodiversità del mondo possibili. Quindi questo progetto dei frammenti di estinzione si inserisce dentro questa grande tematica, parlando di suono, che è una conseguenza. La conseguenza della biodiversità, dell'integrità degli ecosistemi, è un paesaggio sonoro bello, equilibrato, ordinato, strutturato
e che possiamo vivere e possiamo ascoltare dentro spazi tridimensionali, questi che stiamo progettando, queste sono sfere, e in modo appunto immersivo, sferico. Quindi ci auguriamo di poterlo, anzi ci auguriamo, a questo punto è ufficiale, la inaugureremo a Pesaro fra pochissimo, non diciamo ancora la data perché non è ancora chiara la data esatta, e fra pochissimo potremo inaugurare a Pesaro questa sonosfera dove ascoltare per la prima volta paesaggi sonori in tre dimensioni e poi da Pesaro magari portarla in giro, perché è uno spazio semistabile, starà per alcuni mesi ferma a Pesaro e alcuni mesi potrà viaggiare nei musei della scienza, nei musei d'arte contemporanea di Italia e Europa.